Ci dovrebbe stare il medico di base, un pediatra di libera scelta, degli specialisti. Sono gli uffici, c'è la targa, ma il medico non c'è. E da quando è che siete aperti? Sono aperto il 20 dicembre. Poi il medico di base invece? Però il medico di base va trovato perché sono pochi. Sono state fatte delle inaugurazioni bellissime, sì, in Millanto, una serie di servizi che però non ci sono, perché è sempre per il problema che manca il personale. Non sono carenti da anni di una guardia medica. Oggi abbiamo un medico di famiglia in meno e abbiamo un pediatra in meno. Questa è la sanità a livello regionale a Vimodrone. Chi ha un'urgenza, oggi dove va? Va al pronto soccorso, intasando i pronti soccorso. Ma Fontana e Callera dove sono? Quando nel febbraio 2020 gli ospedali venivano travolti dalla pandemia, tutti sottolineavano la necessità di rafforzare la medicina territoriale per evitare il collasso del sistema sanitario. Dopo 3 anni di promesse, però, in Lombardia è ancora difficile trovare un medico di famiglia o un pediatra, come succede in un comune alle porte di Milano. Stavo facendo dei controlli, esami del sangue, eccetera, eccetera. Io ho ricontattato il mio medico che mi aveva prescritto e ricontattandolo scopro da una segreteria telefonica che è andato in pensione. Mi sono recato in ATS a Segrate, cui faccio parte, signorina che era in ATS, mi ha spiegato che i medici di Modone sono già mesi che non esistono più. Abbiamo scritto a Regione Lombardia di farci avere il medico in sostituzione. Soprattutto le persone anziane che avevano un medico di famiglia oggi non hanno più un servizio, ma si devono spostare nei comuni a fianco. ATS ha detto di aspettare almeno la settimana successiva perché avrebbe preso servizio un nuovo medico su Segrate, per la precisione a Rebecesio. Da casa mia erano tipo 12-13 km. Io ho dovuto interloquire anche su questa chat, diciamo, tra mamme ormai disperate. Io sono una famiglia monogenitoriale, questo vorrà dire che dovrò sempre prendere permessi per portarlo dalla pediatra. In due parole, uno schifo. Quando una mamma ha un problema di un bambino, ad esempio ammalato con tanto di febbre, prendere la carrozzina, salire su un mezzo pubblico e andare a un medico, quindi pediatra di Segrate. La tendenza sembra segnata con migliaia di medici di famiglia che sono andati o andranno presto in pensione. Devo dire che la nostra sigla sindacale era più di 10 anni che diceva: guardate che arriveremo a quella data e avremo carenza, perché sapevamo che la maggior parte dei medici di famiglia sarebbero andati in pensione. È un lavoro che è diventato molto pesante e poco appetibile. L'ultimo concorso aveva a bando 800 posti, ma si sono presentate 500 persone. Qui dove lavoro io ci sono 8 posti banditi, che nessuno ha partecipato al concorso. Mancano 8 medici in pratica in questa zona. 8 medici significa che ci sono 12-13 mila persone che non hanno un medico in questo momento in zona? Sì, grosso modo sì. Teniamo presente che il massimale ideale sono 1300 persone, per cui sì, grosso modo siamo a quei numeri. Queste persone come gestiscono la propria salute? Qualcuno viene anche nei nostri ambulatori per cercare una ricetta o qualche, perché ha qualche esigenza. Medici in pensione e strutture che sono state chiuse per i tagli alla sanità. Vimodrone fino a 7-8 anni fa aveva un poliambulatorio, c'era ad esempio l'ottorino, c'era l'oculistica, c'era il cardiologo e altri servizi. Per la razionalizzazione della spesa sanitaria, la Regione Lombardia ha deciso di chiudere questi poliambulatori. Li ha chiusi non solo a Vimodrone, li ha chiusi in altri paesi noi vicini. Per far fronte alle carenze della medicina territoriale sono nate le case di comunità. Ho proposto e approvato una legge per il potenziamento della sanità territoriale e abbiamo iniziato a attivare le case di comunità e gli ospedali di comunità. Dovrebbero essere il primo punto di riferimento sanitario per il cittadino, con medici e specialisti. Nonostante alcune siano già state inaugurate, al momento somigliano più a delle scatole vuote. Qui in zona San Siro, municipio 7, uno dei più importanti consultori di zona è stato ridimensionato per ospitare una casa di comunità, che però a più di un mese dall'apertura non ha i servizi che dovrebbe offrire. Sono state fatte delle inaugurazioni bellissime, con tanto di riprese televisive, dove
Sì, Millanto ha una serie di servizi che però non ci sono, perché è sempre per il problema che manca il personale. In realtà questa struttura esisteva già da prima ed era un consultorio. Un consultorio anche molto importante. Un consultorio importante perché è quello che assorbe più o meno la metà delle prestazioni, se non di più. L'unico difetto che aveva è che è una delle strutture di proprietà della regione. Qua è stato speso più di 1 milione di euro per rimetterlo a posto, ripeto, per una struttura che, tranne forse l'adeguamento degli impianti, però era una struttura che non bisognava di grossi altri interventi. E da quando è che siete aperti? Abbiamo aperto il 20 dicembre. Poi il medico di base invece? Però il medico di base può essere, cioè, sarà allocato qua dentro. Però va trovato. Va trovato perché sono pochi e c'è un po' di resistenza sul fatto che deve curare un tot di ore alla casa e comunità. Ci dovrebbe stare il medico di base, un pediatra di libera scelta, degli specialisti. C'è una targa davanti a una stanza, a un ufficio, ma dentro non c'è nessuno. PNRR ha stanziato un tot di soldi per la sanità che la regione sta utilizzando nelle case comunità, ma che possono essere usati solo esclusivamente per le strutture e non per il personale. Questo significa che non solo qui, ma anche nelle altre case di comunità che sono già state inaugurate, c'è lo stesso problema. Ci sono gli uffici, c'è la targa, ma il medico non c'è. Un sindaco del Milanese si è organizzato invece autonomamente dalla regione Lombardia dopo che questa gli aveva bocciato il progetto di casa di comunità. È stata fatta qui una casa di comunità, cioè? No, una casa della comunità riconosciuta da Regione Lombardia, più Emanuele non c'è, però noi ce la siamo fatta, diciamo, da soli. Questo è un centro di cultura sociosanitario. Da quanto tempo è attivo? Circa un anno e mezzo. Noi abbiamo, in pieno Covid, abbiamo avuto un'emergenza medici di base qui a Pio Emanuele, perché sono andati in pensione di colpo 6-8 medici di base e c'erano un sacco di cittadini che vagavano alla ricerca del medico di base, che non avevano, non riuscivamo a trovare medici di base che venivano a Pio Emanuele. E allora l'idea di mettere a disposizione degli spazi attraverso i quali siamo riusciti a intercettare tutta una serie di medici che hanno trovato in questi spazi il luogo dove svolgere la loro attività, e oggi siamo tornati ai livelli precedenti, per cui abbiamo completamente sostituito tutti i medici di base che sono andati in pensione, e questo per noi è un successo straordinario, perché purtroppo in altri comuni ci sono situazioni veramente brutte. Da poco abbiamo inaugurato anche una nuova ala, sono dei professionisti che svolgono la loro attività privatamente in convenzione con il comune di Pio Emanuele, riservando dei prezzi calmirati. Il nostro lavoro è stato quello di avvicinare la sanità al territorio. Noi avevamo qui un poliambulatorio bellissimo del SLASL che è stato dismesso e quindi è stato tolto. Perché è stato tolto questo poliambulatorio? Perché c'è stata una riorganizzazione da parte di Regione Lombardia. Io ho cominciato a 62 anni questo lavoro di medico di medicina generale dopo 35 anni di ospedale, per cui io sono molto contento della prossimità che ho con le persone, ma soprattutto sono molto contento di come abbiamo fatto andare le cose. Siamo riusciti a creare un organismo che sta cominciando a funzionare a livello sociale. So che tanti miei colleghi purtroppo invece non sono felici. Abbiamo fatto uno studio, l'ha fatto proprio una dottoressa qui del centro, sul burnout dei medici, ed esce che effettivamente molti medici sono vicini al burnout, per cui il corpo sanitario ha bisogno di attenzione. Anche come tipo di figure professionali, diciamo, questo modello è molto simile a quello della casa di comunità, però l'avete fatto prima. Esatto, noi siamo partiti probabilmente colti anche un po' dalla disperazione del fatto che non c'erano più medici di base, quindi siamo partiti con questo progetto al quale abbiamo aggiunto sempre più tasselli. La casa di comunità è una cosa che è venuta fuori dopo, un'iniziativa di Regione Lombardia. Ci siamo candidati, abbiamo presentato ben 5 progetti. In realtà, inspiegabilmente, questa casa di comunità non ci è stata assegnata e noi
Abbiamo fatto anche, devo dire, un ricorso al TAR Lombardia. Il nostro obiettivo è di vedere riconosciuto anche un po' il nostro lavoro di questi ultimi 2 anni, che insomma ha portato alla creazione di tutto questo.